Per la serie le paste fredde non bastano mai, ecco un'altra proposta per una pasta deliziosa con crema di peperoni, tonno, olive taggiasche e scamorza affumicata. Io sono Francesca e questa è la mia cucina. Vi ricordo che gli ingredienti li trovate anche in descrizione sotto al titolo. Ho sciacquato il peperone sotto l'acqua, quindi lo taglio. Elimino le parti che non devono essere utilizzate e lo vado a tagliare a pezzetti grossolanamente. Per questa ricetta preferisco utilizzare il peperone rosso proprio per il gusto e non quello giallo. Quello verde non lo prendo neanche in considerazione perché è acerbo. Quindi lo inserisco nella padella. Taglio grossolanamente anche la cipolla dopo averla sbucciata. Visto che poi andrò a frullare il tutto, non serve essere precisi nel taglio. Inserire tutto a freddo permetterà di avere un peperone assolutamente leggero. Ora porto sul fuoco, verso un filo di olio extravergine d'oliva, l'aglio e incomincio a far prendere calore. Salo, così perderà anche la parte dell'acqua in cui cuocerà. Un po' di pepe e un po' di paprika dolce. Quando incomincia a sfrigolare, aggiungo l'acqua e il concentrato di pomodoro. In questa maniera andremo a stufare sia la cipolla che il peperone rendendoli molto leggeri. Mescolo. Copro e faccio cuocere a fiamma bassa per almeno 15 minuti, controllando di tanto in tanto se necessario aggiungere dell'altra acqua. Dovremo avere un risultato abbastanza cremoso. Elimino l'aglio che ha già rilasciato il suo profumo. Il peperone è pronto. Spengo il fuoco e lascio raffreddare. Intanto che attendo che l'acqua inizi a bollire, vado a tagliare le mie scamorzine a pezzettoni abbastanza grandi. Questa volta ho scelto questi fusilloni molto grandi ma corti. Questo formato tratterrà più sugo possibile. Quindi sale, butto la pasta e la lascio cuocere per il tempo di cottura indicato. Una volta pronta la vado a scolare in una boule con un filo d'olio extravergine d'oliva, la giro in modo che si raffreddi velocemente. Il peperone si è raffreddato, lo metto in un contenitore per il mixer e vado a frullarlo. Dovrò ottenere una crema abbastanza liscia. Se questo tipo di ricette ti piacciono, lascio in descrizione il link delle paste fredde che ho preparato in precedenza. Inoltre sul canale puoi trovare un sacco di altre ricette interessanti, dagli antipasti ai dolci. Ora verso la prima metà della crema ottenuta nella pasta e incomincio ad amalgamarla. La pasta è ancora leggermente tiepida. Sarebbe già buonissima mangiata così. Verso anche la restante parte. Ora la lasciamo raffreddare di modo che quando aggiungeremo il formaggio questo non si andrà a rovinare. E a questo punto possiamo andare ad aggiungere le olive taggiasche, il tonno e la scamorza a pezzettini. Un tocco finale, qualche foglia di basilico fresca spezzettata a mano. Sentirete che profumo emana questo piatto. È delizioso, sa di estate e di buono. Ora andiamo a impiattare con un goccio di olio crudo ancora e due fogliolini di basilico. Aggiungere la crema di peperoni, oltre agli altri ingredienti, rende questo piatto molto cremoso e avvolgente. Inoltre così avremo una pasta fredda con degli elementi tutti legati tra di loro. Se state guardando il video fin qui vuol dire che i peperoni vi piacciono tanto quanto a me, quindi spero che la proviate e poi mi scriviate cosa ne pensate. Troppo buona.
Un caro saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!